bentornati all'appuntamento settimanale con Lezioni del Chef, Cucina e Territorio. Oggi vi saluto da questo posto meraviglioso. Siete abituati a vedere il nostro chef quotidianamente nelle nostre puntate di Chef in Cucina, ma questa sera il nostro Marco Caldora ci farà una lezione davvero interessantissima su un piatto tipico della tradizione abruzzese, veramente amato, oserei dire, in tutto il mondo: il brodetto. Ciao Marco! Ciao a voi e buonasera. Mi dai un compito, come devo dire, difficile. Importante e difficile, perché sul brodetto ci sono tante scuole di pensiero, capito? Sì. Poi ognuno difende il suo, ma anche perché, noi ce le vo', entriamo in qualsiasi... Io dico sempre, Jennifer, non sì. esiste un posto dove il brodetto è più buono di un altro, perché basta prendere da Venezia a Lecce, a Taranto, cioè tutti gli affacci, tutte le case che sono sul mare, dei contadini, cioè la prima cosa quando arriva un ospite che si deve improvvisare, cosa si improvvisa? Un brodetto, una zuppetta di pesce, anche perché è una cosa talmente semplice, talmente facile. E non dimentichiamo che il brodetto è un piatto povero, quindi nasce come piatto povero. È un piatto semplice, ma non per questo scontato, e come tu ben dicevi è proprio vero, a partire da Venezia fino ad arrivare proprio a Lecce, ogni porto ha il suo brodetto. E la caratteristica del brodetto è anche un po' la caratteristica dei piatti abruzzesi: la ricetta può cambiare di luogo in luogo. In Abruzzo abbiamo tre famosi brodetti: abbiamo il brodetto alla vastese, il brodetto alla pescarese e il brodetto alla giuliese, ma tutti questi hanno un unico comune denominatore, che è il pesce, che deve essere di stagione. Poi, come diceva il nostro Marco, parliamo veramente di un piatto povero, perché il brodetto nasce veramente come dono che l'armatore faceva ai pescatori. La famosa scafetta. La scafetta, esatto. Quindi veramente un piatto povero della tradizione marinara, e che oggi invece è diventato un piatto davvero prestigioso, importante, e che va fatto seguendo delle precise regole, perché poi quando si parla di tradizione lì dobbiamo essere veramente bravi a seguire alcune semplici regole che però ci danno dei risultati importanti. Allora Marco, il tuo brodetto come si fa? Il nostro brodetto si avvicina molto a, anche con qualche piccola differenza, ma tutto poi tutte questioni poi di, come dicevo, di scuole di pensiero, a quello vastese, per un semplice motivo, perché comunque usiamo solo pesci che comprende la zona di Ortona Vasto, quindi comunque parliamo di Costa di Trabocchi, non dimentichiamo mai, abbiamo detto tante volte, ho specificato tantissime volte, che è fatta anche di orti. Certo. E quindi tornando a dove nasce il brodetto dove nasce? Nasce appunto da questo, quando l'armatore per pagare i pescatori regalava la famosa scafetta. Che cos'era la scafetta? La scafetta non era altro che pesci di poco prezzo, pesci non diciamo invendibili, ma che comunque non comprava nessuno, quindi non valeva nemmeno la pena portarli sulle bancarelle. E quindi cosa succedeva? Questi pescatori che mentre rientravano nelle proprie famiglie, nelle proprie case, nelle sì. proprie abitazioni, voglio dire, che succedeva? C'era questo scambio con i contadini, dove peperone, pomodoro, aglio, cioè si scambiava questa cosa. E questi pescatori giustamente non è che davano tutti ai contadini, portandosela a casa la mezza scafetta, diciamo, a sto punto, perché in metà sì. l'avevano barattata, univano questi elementi e nasce il brodetto. Il brodetto della Costa di Trabocchi, che diciamo, ecco, qua Rocca San Giovanni, San Vito Vasto, fossa, cioè, diciamo la zona nostra, comprende molto il peperone, il pomodoro o il mezzotempo o la pera d'Abruzzo, ecco, questi sono i pomodori che vengono usati nel brodetto, l'aglio rosso non deve mancare, prezzemolo e basilico. Hai detto pomodoro mezzotempo, concedimi di fare un saluto a un grande produttore di pomodoro mezzotempo, che è il nostro Angelico Travaglini, che abbiamo conosciuto nella prima puntata di Lezioni da Chef Cucina e Territorio, ci ha portato sui suoi campi e abbiamo visto veramente che lavoro certosino c'è dietro. Ciao Angelico! Tornando al pomodoro, dicevo pure un'altra cosa, una differenza tra, diciamo, il brodetto nostro e quello magari pescarese, poi per l'amor di Dio sono sempre scuole di pensiero, è assolutamente vietato
nel brodetto della costa di Trabocchi, alla Vastese, il suo fritto non esiste, si mette tutto a, okay, a crudo. Okay. E quello pescarese, per esempio, usano, per esempio, si fa più in bianco, non si usa il pomodoro. Oppure utilizzano il concentrato. Il concentrato. Sì, è vero. E si usa il peperone, il crusco, il peperone, sì, secco, che sì, viene fatto soffriggere, viene fatto rosolare. Poi c'è chi lo lascia in quella maniera e chi magari lo trita a mortaio dopo fritto e poi lo aggiunge successivamente, magari con un po' d'aceto, sì, o sì, vino, sì, bianco, nelle cose. Mentre invece in quello che facciamo noi non viene assolutamente usato né il soffritto, né l'aceto, né il vino né niente, solo pomodoro, acqua di pomodoro, peperone e aglio, tutto qua. Ma io direi, ma quanto è bella questa cosa, queste variabili che ci sono, che raccontano ogni volta di un territorio diverso, ricco di tradizioni, di prodotti, di tante cose da offrire e da raccontare. Quindi davvero questa puntata pullula di meraviglia, chef. Io sono davvero emozionata questa sera, anche perché vedo questa tavola meravigliosa con tutto questo pescato fresco del giorno che arriva veramente dal porticciolo di Vallevò. Esattamente, arriva proprio dal porticciolo di Vallevò. E niente, faccio un breve riassunto. Abbiamo tutto, appunto, pesci poveri, pesci della costa. Purtroppo oggi mancano le seppie. Per fare un buon brodetto non possiamo scendere sotto le 9 tipologie di pesce. Quindi prima regola, almeno 9 tipologie. Almeno 9 tipologie. Okay. Se mi chiedete il massimo quant'è, il massimo non esiste, è a nostra discrezione. Però almeno 9 tipologie di pesce. Benissimo. Andiamo sempre poi per ordine per quanto riguarda la cottura, perché qua dobbiamo importante. Stare molto attenti. Sì, andiamo sempre con i pesci più duri e poi in sequenza andiamo a mettere altri tipi di pesce. Per esempio abbiamo la lucerna, chiamata anche la bocca in gapa, perché appunto ha questa bocca che ha sulla testa e bocca, ce l'ha prosata, quindi si chiama bocca in gapa, in italiano lucerna. Io l'ho scoperto a 42-43 anni, ho scoperto che si chiamava lucerna, perché l'ho sempre chiamata bocca in gapa. E abbiamo lo scorfano, che è un pesce da zuppa che in un brodetto non può mai mancare, lo scorfano, ricco di profumi, ricco di sapore, anche un po' di spinette, però comunque non può mancare mai, come per esempio la gallinella, che pure è un pesce di carni bianche molto molto apprezzato nella zuppa. La regina e la triglia l'abbiamo fatta in 50.000 sì, volte, sì. E quindi, e poi non mettiamo la soglia in questo caso, perché stamattina nella cassa abbiamo trovato anche la famosa cianghetta. Ah, la cianghetta, questa è la cianghetta, quanto è, sì, grande! Sì, infatti una cianghetta grande andiamo a sostituire con la soglia, perché sarebbe inutile e superfluo mettere una soglia nella cianghetta, perché sarebbe non avrebbe senso. La razza non può mai mancare nel brodetto. Nella razza non mai andare a scartare, lo chiamano le lische, le spine, no, quella è semplicemente cartilagine, quindi ci va, è sacrosanto mettere la razza. Poi abbiamo delle oratine nostrane, per esempio. Bellissime, piccoline. Sì, il rospetto. Vabbè, scambi, panocchie, abbiamo delle panocchie, sì. Abbiamo le panocchie che comunque freschissime, ricche di sapore, ricche di, sì, di profumi. Jennifer, mi sfugge qualcosa? Ecco, abbiamo per esempio la tracina, il ragnolo, questo non mai può mancare, questo è famoso quando si va al mare. Che punge, che fa così male. Che adesso l'abbiamo tolto. Ti cuciniamo adesso. Abbiamo tolto, che proprio qui sopra ha uno spinetto nero, cioè dove c'è quella piccola, sì, dose di veleno. Mi appunto tantissime volte da bambina. Adesso sì, ci vendichiamo. Sì, poi cozze, vongole, abbiamo dei totani. Quindi ecco, andiamo semplicemente, portiamo avanti questa cottura. Scusami se passo davanti, Jennifer, che mi prendo due spicchi d'aglio, mi passi, sì, un peperone, per favore. Come no? Quindi due spicchi d'aglio. Due spicchi d'aglio rosso. A me piace lasciarli intere. Poi si può anche una volta toglierli, oppure... Ok. È molto... Non mi piace mettercelo tritato oppure frullato nell'olio, è sempre... buono lasciarlo intero. Ok, il peperone come lo inseriamo? Il peperone lo inseriamo a listarelle. Io perché questi a cornetto mi piacciono di più. Sì. Ecco, mettiamo e non lasciamo friggere, mettiamo subito il pomodoro. Senza. Per chi si fosse sintonizzato con noi, in questo momento stiamo realizzando il brodetto di pesce della costa dei Trabocchi. Abbiamo tantissime varietà, tantissime tipologie
di pesce. Il nostro chef ci ha detto che ne servono almeno 9 per poter fare un buon brodetto. Ha inserito in un coccio di terracotta 2 spicchi d'aglio, del peperone tagliato a listarelle e del pomodoro. Tutto questo senza far soffriggere. Mettiamo tutto assieme, sì. E un pizzico di sale, senza esagerare, perché comunque abbiamo tutto il pesce fresco con frutti di mare, quindi non andiamo a mettere molto sale. Ok. Voilà. Noi giustamente in questo periodo abbiamo usato le nostre conserve di pomodoro, ma nulla toglie che in estate, oppure fin quando ce l'abbiamo, i pomodori maturi li peliamo, usiamo quelli certo. freschi, ecco, nulla toglie che, anzi, però d'inverno è giusto che sia così. Ok. Perfetto. A questo punto, guarda, aggiungiamo semplicemente, giusto perché ho necessità, un mestolino d'acqua. Ecco qua. Il pomodoro comincia a bollire, la nostra base di brodetto comincia a sobbollire, sì. A questo punto partiamo dai pesci più duri. Inseriamo prima la lucerna, se è un po' grandicella nulla toglie che possiamo fare una piccola incisione che aiutiamo la cottura. Ecco qua, mettiamo la lucerna, poi mettiamo lo scorfano, ecco qua. Quindi partiamo sempre dai pesci più grandi. Dai pesci più grandi e un po' più duri. In questo caso... mettiamo dentro, voilà. Poi chef, praticamente questo non lo dobbiamo mai girare, giusto? No, allora il discorso è che non va mai girato. Se abbiamo problemi prendiamo i due manici del tegame in questa maniera. E lo scuotiamo leggermente? Sì, va leggermente scosso e okay. mosso in questa maniera, senza Bene. Stare troppo a girare. Ok, abbiamo messo lo scorfano. A sto punto mettiamo pure l'importante è l'ordine in cui mettiamo i pesci. Andiamo con i molluschi adesso? Sì, mettiamo i totani. Se avevamo la seppia, mettevamo anche la seppia. O i calamari. O i calamari, sì. Sono pesci, sempre pesci un po' più duretti, vanno messi per prima in questa maniera. Ecco qua. Ok. Mettiamoci anche il rospetto. Ok. Perfetto. Mettiamo così. E aspettiamo qualche minuto coperto. Ok. Qua. Nel frattempo, se vogliamo perdere un attimino di tempo, magari perché abbiamo da aspettare qualche sì, minuto. Sì, abbiamo da aspettare qualche minuto. Che succede? Che abbiamo un ospite, abbiamo qualcosa. Cioè, mangiare troppe cose e poi non ci finiremo il brodetto, è giusto? Vero, perché è veramente tanta roba. Facciamo un piccolo finger, prendiamo in questo caso, visto che il pesce avanza, prendiamo una triglietta. Quanto sono belle queste triglie, sì. pienissime. La stagione sua. Quindi prendiamo una triglietta. Può essere anche qualche altro tipo di pesce, ma ci è venuta in mente sta cosa. E facciamo una triglietta in tempura e con una misticanza invernale, insalatina invernale facciamo. Sì, quindi poi, questo possiamo utilizzarlo come entrata, giusto? Come entrata, sì. Nel frattempo che aspettiamo che il brodetto si cucini. Qua abbiamo fatto una tempura, l'abbiamo sì. fatto anche tante altre volte. L'abbiamo fatto con lo zafferano. Sì, ok. Ecco, ci abbiniamo, come dicevo, un'insalatina invernale. Ok. Con un po' di frutta. Che faccio meraviglia. Vedere tutto. Sì, 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 sì. Faccio vedere tutto. Perché poi andremo a fare anche un abbinamento particolare, però non svegliamo tanto ai nostri telespettatori perché poi vedranno. Che qui si parla di eccellenze, di territorio e come i nostri telespettatori sanno, poi a fine puntata andiamo sempre a conoscere un'azienda che ci regala prodotti davvero meravigliosi. Certo. E ne abbiamo veramente tanti e ne siamo fieri e orgogliosi. Sì. E mi permetto io personalmente di fare complimenti veramente a tutti. A veramente tutti. A tutti. Sì. È vero, chef, grazie. No, ma è proprio così anche perché c'è un lavoro incredibile dietro. Come no. Un po' come voi cuochi, no? Avete questa cosa in comune. Però bisogna anche dire che senza questi prodotti. Non saremo nessuno. Esatto, voi cuochi non potreste fare il lavoro meraviglioso ed importante che fate quotidianamente. Vero. Quindi veramente bisogna essere grati a loro per quello che fanno. È vero. Chef, diamo uno sguardo al brodetto certo. per vedere come si trova. Eccolo qua. E ricomincia appunto, come dicevo, a cucinare. Sì. Comincia a prendere forma. I pesci più duri cominciano a cuocere. A sto punto mettiamo anche la gallinella,
che è un altro pesce un po' più duro. Perfetto. Poi facciamo un'altra cosa. Qui ci siamo con la frittura, vero? Io nel frattempo mi tolgo la tempura che è venuta bella, bella croccante. Quindi stiamo facendo il brodetto, ma vi stiamo dando contemporaneamente, come tanto il nostro chef ci è abituato a queste cose, anche un'altra ricetta. Eh sì, che tante volte si va a mangiare il brodetto, ma si prendono gli antipasti, le cose. No! Quando si mangia il brodetto, quando si va a cena o a pranzo e si mangia il brodetto, si mangia solo il brodetto. Solo il brodetto. Solo il brodetto. Certo. Quindi abbiamo inserito la gallinella adesso. La gallinella. Adesso prendiamo la razza, chiamata anche barraccola in dialetto. Ne mettiamo un pezzettino, immagino. Ma è normale. Ma questa se la facciamo fritta, Jennifer. Io l'ho assaggiata fritta. La razza fritta è un capolavoro veramente. È incredibile, è vero. Ci facciamo due pezzettini. Facciamo un buchetto e inseriamo. Ecco qua. La razzetta l'abbiamo messa. A sto punto, visto che i tempi comunque, diciamo tempi di... ma è questione di minuti, non sì, è questione infatti. Di chissà che cosa. Mettiamo la cianghetta o la sogliola. Vi imparo un segreto, prendete una cozzetta, come è un pesce piatto, che succede? Che va sul fondo, si potrebbe attaccare. Mettiamo una cozzetta sotto. E la mettiamo sopra. E ce l'appoggiamo sopra. Ma dai! Trucchi del mestiere. Che le ricette vanno date, se no che stiamo facendo qua, le cose segrete? Si fa perché vogliamo appunto che queste cose vanno rifatte e soprattutto vanno difese. Esatto, vanno difese e proprio attraverso la divulgazione, secondo me, che si riescono a mantenere vive nel tempo. È Resistono vero. Così all'incedere del tempo. Mettiamo questi anche il ragnolo. Sono quei piatti che davvero non temono nulla, resistono al passare del tempo. Che capolavoro, Marco. Ecco qua. Mettiamo la panocchietta. Mettiamo lo scampo. Bisogna sempre trovare un buchetto dove inserire. Inseriamo le cozze. Dove troviamo un buchetto andiamo ad inserire. La stessa cosa a due vongolette. Stai dipingendo. Voilà. Una volta messi i frutti di mare, cozze, vongole, abbiamo terminato a inserire tutti quanti i pesci. Mettiamo il coperchio. Quindi tempo totale, ecco, 25-30 minuti massimo, non abbiamo bisogno di cotture esasperate. Chef, mentre aspettiamo che il brodetto giunga a cottura, cosa facciamo con queste triglie meravigliose? Mentre aspettiamo il brodetto che giunga a cottura, per temporeggiare una diecina di minuti, ecco qua, facciamo così. Qua abbiamo fatto uno yogurt magro, un cetriolo e un po' di olio all'aglio appena lo mettiamo sul fondo di un piatto. Dopodiché qua c'è un'insalatina, ecco, di indivia riccia, di scarola riccia, con un finocchietto, lo mettiamo in un piatto. Quanto profuma questa triglia, mamma mia. Lo mettiamo in un piatto, grazie Jennifer. Qua abbiamo un residuo di frigorifero, che è un melone che mettiamo appunto, che dà proprio quella nota dolce che ci sta benissimo. Possiamo usare una mela, possiamo usare una qualsiasi cosa, sì, perfetto. Qua invece abbiamo un po' di frutta secca, abbiamo del pomodoro secco, abbiamo dei semi di zucca, una mandorlina, e diamo una piccola nota croccante in questa maniera e andiamo semplicemente a ungere con un'emulsione di olio e limone. Andiamo ad ungere questa insalatina quasi a condire. Prendiamo le trigliette che abbiamo fritto con una tempura, una pastella di zafferano. Che spettacolo, chef, mamma mia. Ce le mettiamo così, perfetto. E adesso andiamo ad usare... Guarda, chef, io ti volevo proporre questo, che è un miele all'arancio. Siccome
Io so che tu hai una passione per gli agrumi e siccome questa azienda è la protagonista del nostro speciale che andrà in onda tra pochissimo, scopriremo veramente i segreti del miele di Tornareccio, famoso in tutto il mondo, davvero grande orgoglio abruzzese. Poi l'azienda Finocchio devo dire che lavora veramente, veramente benissimo. Sono contento perché sono sentimentalmente legato a questa azienda, quindi mi fa piacere che utilizziamo questo prodotto. Salutiamo Fabiana e Luca Finocchio, sì, sono amici veramente. Grandi produttori. Sono onorato di usare i loro prodotti in questa puntata. Il miele è versatilissimo, lo stiamo utilizzando con il pesce, quindi figuriamoci. Prego, chef. E qui andiamo con il miele. E qui abbiamo una selezione di mieli particolari, ma secondo me questo starà veramente bene con... agli agrumi. Andiamo. Senza esagerare, ma proprio, guarda, proprio una puntina che a condimento, diciamo, ecco. Voilà. E abbiamo l'entrata perfetta per poter degustare poi il nostro brodetto. Certo, ecco qua. Bellissimo, chef. Perfetto. Complimenti, poi sono certa che questo tocco di miele darà veramente quella spinta in più per rendere questo piatto ancora più gustoso. Poi qui abbiamo tanta Abruzzo, abbiamo il miele, abbiamo lo zafferano, abbiamo il pescato del giorno. Davvero tanta roba. Tanta roba. Controlliamo un po' che succede qua invece. Ci siamo, Jennifer. Ci siamo. Merluzzo occhio bianco. I frutti di mare bella aperti, quindi abbiamo tutto. A sto punto che andiamo a conclusione sia del piatto sia della puntata, rompiamo a mano un po' di basilico. A me le erbette mi piace metterle alla fine. Tritiamo un po' di prezzemolo fresco. E qui non abbiamo bisogno neanche di impiattare, perché il brodetto si serve così, nel tegame. Si serve così nel tegame, c'è chi preferisce mangiarlo direttamente nel tegame, vuol dire che è molto esperto di brodetto. Si mangia nel tegame, diciamolo. Ecco, sì. Altrimenti un piatto a fianco e uno alla volta si mangia i pesci. Non rompete tutti i pesci nel tegame, altrimenti abbiamo solo un coccio pieno di lische. Perché se siete bravi, che facciamo, Jennifer, col sughetto che rimane poi bello nel tegame? Me lo stavo per dire, un grandioso, bellissimo piatto di pasta, possibilmente degli spaghetti, ed è veramente tutto perfetto e meraviglioso. Grazie, chef. Grazie a voi, io ho espresso la mia cultura di brodetto e spero che vi sarà utile. Chef, noi ci vediamo tanto quotidianamente, certo, su Chef in Cucina, certo, tutti i giorni con le tue ricette quotidiane, ma ti ringrazio veramente per averci regalato questa puntata davvero meravigliosa, perché avevamo bisogno di più tempo proprio per farvi vedere tutti i passaggi. La ricetta è semplicissima, però veramente ci vogliono tre ingredienti: tempo, pazienza e amore. In cucina non possono mai mancare. Grazie, chef. Grazie a voi. E grazie a tutti voi. Adesso ce ne andiamo a conoscere proprio da vicino la azienda Luca Finocchio a Tornareccio. Io quando vado alle api non dico mai vado a lavorare, perché a me andare alle api è una passione, un amore per questo insetto. È un divertimento, anche se tante volte è anche pesante, però a me mi prende tutto. Non svanisse mai e perdere me stesso fra i colori tuoi, posare le mie ali senza alcun pericolo. Io non dico mai vado a lavorare, ma vado alle api. Se ne andò così, ma il vento della vita mi ha portato qui, da un polline lontano fino al tuo miracolo. Nel 1970 mio padre ha iniziato l'attività di apicoltura, riprendendo l'attività del nonno. Ha comprato 35 alveari, che adesso in realtà ce ne abbiamo circa 1300. Siamo liberi, solo io, solo tu, oltre i fiumi. Il primo ricordo che ho dell'azienda è sicuramente da bambina, quando sia insieme ai miei genitori che ai miei nonni collaboravo con piccole mansioni nel reparto smielatura, quindi ricordo assolutamente che mi stupivo della magia dell'estrazione del miele, quindi ecco questo ricordo indelebile che custodisco
insomma, nella mia mente e nel mio cuore. La prima volta che io sono andato alle api con mio padre mi ricordo qualcosa di particolare. Ecco, mio padre stava aggiustando dei coperchi delle arnie e io andavo a prendere questi coperchi delle arnie. Mio padre mi diceva: stai attento, metti la maschera e ti possono pungere. Io no, tanto non fanno niente. Poi in realtà forse ho fatto rumore, ho dato fastidio e mi hanno punto 7 api. Lì veramente un grandissimo dolore. Però da lì è scattata la mia passione, probabilmente mi hanno iniettato tanta passione per questo mestiere. Così poi appena finito le scuole, io aiutavo mio padre, ma appena finito le scuole ho iniziato a fare l'apicoltura. È circa 50 anni che io faccio, ho studiato un po' e poi ho fatto solo l'apicoltura. Intorno ai 16-17 anni ho scoperto di essere allergica alle api. Quindi diciamo che non volevo continuare questa attività proprio avendo questa allergia e ho fatto anche un'esperienza fuori dall'azienda, però ho capito che insomma c'era questa passione forte tramandata sia dai miei nonni che dai miei genitori e quindi dopo aver conseguito due lauree sull'azienda in economia aziendale, sono tornata qui in azienda e ho capito che appunto questo era il mio percorso. Nonostante qualche giorno dopo la tesi magistrale ho ricevuto una proposta lavorativa davvero interessante. Da sempre il nostro obiettivo è stato quello di fare un miele di qualità, un prodotto di qualità. Questa qualità viene analizzata, viene controllata in tutte le fasi della filiera del miele, dal posizionamento degli alveari al giusto grado di maturità del miele, alla smelatura, all'invasettamento. E questa qualità è stata attestata sia da due certificazioni internazionali, BRC e FS, che sono due standard qualitativi, che dai riconoscimenti davvero internazionali, non solo nazionali ma anche internazionali. Tra i più importanti ci sono gli Oscar di New York, gli Oscar del cibo di New York, le medaglie d'oro di Bruxelles, le medaglie d'oro di Londra, Singapore, miglior miele d'Italia nei concorsi nazionali di Castel San Pietro Terme, Montalcino. Quindi diciamo nessuna azienda italiana può vantare tutti questi riconoscimenti. Mio nonno nel 1912 è emigrato negli Stati Uniti, è andato a New York. Lì è stato 6 anni fino al 1918. Io poi circa 100 anni dopo, nel 2016, sono stato premiato con 2 Oscar a New York, oro e argento. E questo è una grossa gioia che ho avuto, perché pensando che mio nonno è andato lì a lavorare e poi ho vinto gli Oscar, insomma è qualcosa di eccezionale. Inoltre abbiamo ricevuto 3 importanti premi istituzionali, siamo stati riconosciuti come una delle 100 eccellenze italiane presso Montecitorio e inoltre abbiamo ricevuto le 100 mete d'Italia sempre a Montecitorio, mentre a Palazzo Madama i 100 ambasciatori d'Italia, quindi queste questi riconoscimenti istituzionali ci gratificano e ci portano a fare sempre meglio. Abbiamo iniziato con 35 alveari e poi adesso ce ne abbiamo circa 1300 che spostiamo in varie regioni d'Italia. Ecco, noi produciamo diversi tipi di miele, circa 14 tipi di miele, perché spostando le api da una parte e dall'altra, dal ciliegio all'arancia, alla sulla, alla acacia, al millefiori delle montagne d'Abruzzo, girasole e tanti altri tipi di miele. Noi quando dobbiamo spostare le api cerchiamo delle postazioni idonee dove lontano da fonti di inquinamento. Ecco, una volta spostate le api noi controlliamo che tutto vada per il verso giusto. Una volta che le api poi hanno raccolto il miele, quando il miele è maturo, perché il miele deve essere maturo uguale alle altre cose, togliamo i melavi e lo portiamo in azienda e qui poi facciamo la smielatura. In questa fase vediamo la smielatura come viene fatto. È il favo che viene ricoperto dall'operco, cioè il tappo che le api mettono alle cellette
noi scopriamo questo tappo, cioè togliamo l'opercolo, poi il favo va dentro il cestello va dentro lo smielatore e per forza centrifuga il miele esce. Ecco, il miele esce, va dentro la vasca e poi va a finire dentro un maturatore che si lascia decantare. Inoltre poi si prende il miele, si fa un'altra fase che è la fase di filtrazione, così il miele è tutto pulito, pronto poi per l'invasettamento. Dai fusti poi vengono stoccati, una volta che bisogna invasettare riviene sciolto il miele a 45 gradi, messo dentro i miscelatori e invasettato. Ecco, la filiera del miele è così semplice. Io dico sempre che non dobbiamo rovinare quello che le api fanno, dobbiamo fare l'essenziale e portare sulla tavola l'eccellenza del prodotto delle api. Il nostro punto di forza è assolutamente controllare tutta la filiera del miele, dalla produzione all'invasettamento. Inoltre abbiamo una forte passione che penso che insomma, si riesce a comprendere dalle mie parole, dai miei occhi, che mettiamo in questo lavoro, e quell'ingrediente in più che non possiamo mettere in etichetta ma che poi ci porta insomma a fare sempre meglio. Quindi assolutamente un amore incondizionato per questo prodotto. Il nostro punto di forza penso che è la qualità, cioè è quello che noi puntiamo tutto sulla qualità del miele. Stiamo attenti a fare questo prodotto, mettiamo tanto amore, ma amore e passione, perché poi non basta solo questo. Ecco, la nostra azienda ha 50 anni, ma il mio bisnonno ci aveva le api, l'esperienza dei nostri nonni che è la cosa principale, e poi ecco la passione che ti porta a tanta attenzione, così viene un ottimo prodotto. Per fare un miele ottimo ci vuole tanta attenzione. Io faccio l'esempio dei mosaici di Tornareccio. Per fare un buon mosaico ci vuole tutti i tasselli al posto giusto, e per fare un ottimo miele ci vuole tanti piccoli accorgimenti che poi ti dà un ottimo prodotto.